Eravamo rimasti, Sbruz, ma a scoprire. Ci serve un'altra mappa. Grazie. Dobbiamo scoprire Casey, cosa c'entra in tutto questo. Ma che la creatrice del gioco, la volontà del frutto della creatrice del gioco è entrato nel qua? L'aria si era fatta densa di umidità. Il ronzio e il frinire degli insetti copriva il suolo. Le paludi, zan zan zan. Voglio sapere qualcosa in più. No, il verme non fa schifo. Il lupo è fighissimo. Lupo, lupo. Vedi sfocato? What? Che vuol dire vedi sfocato? What? No, 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 non stavo parlando di One Piece, stavo parlando di Vallanzasca, un caso irrisolto. L'intatrice decrepita ti è comparsa davanti. Si è mossa con particolare vigore, nonostante sia una vecchia de merda. Io prenderei ossi, ossi. Dammi tutte le ossa, questo è buono. Allora adesso mi serve gente con le ossa, ti faccio le combo real. La donna dei capelli si è data. Ciao capelli, ciao donna. Beh, lì ti fa tutto il Dungeons and Dragons. Il Cartaro e Dragon. Il frinire. Sono i grilli che friniscono, Volk, ma lei è un ignorante. Ho delle carte incazzatissime. Allora, attenzione, attenzione. Allora, il Martin Pescatore, due col Segugio. Ma che cazzo di senso ha che abbiano il Segugio e poi si vanno sott'acqua? Vabbè. Che oggetti ho? Il dentino e... quasi quasi mettere l'ermellino. Forse aspetto e metto il cervo subito. Però questo mi leva 1, 2 mi leva, 2 è sopportabile. Ok. Poi si levano dal cazzo, quindi io posso far così. Vai subito con la combo di Gesù. Vai e colpisci. Ma non segugiano poi perché stanno... Vabbè, va. Pam! E mo si è esposta. E io c'ho pure lo scudo, quindi paro. Ottimo. Adesso posso mettere l'ermellino. Mi sento più sicuro nel mettere l'ermellino. E lo metto davanti all'alveare. Pam! Pam! Ok, ottimo, si è spostato. Aia, no, ottimo un cazzo. Io sto gioco non l'ho ancora capito, ma come non l'hai capito? È un gioco di carte. Devi giocare la tua partita e vincere la vita. Io prenderei questo. Quasi quasi farei la zozzata massima. Che mi conviene da fare? Sì, perché tanto... Oh mio. Io sacrifico l'ermellino. Evoco il cuore delle carte. Grazie, God Ken, per il Prime. Ma mia, fagli male, buffo. Guarda se perdo. No, perché lui è da una gricca che a metà basta. Oddio. Aia. Aia. Sono pieno di ossa. Però questo mi si cagava quando morivo. Ammazzato. Grazie, Cirilla, per il raid. Ah? Vabbè, io lo metto uguale. Metto tutto, metto tutto. Vai, colpo finale. Sì, ho vinto! Ti ho sconfitto! Andiamo avanti. Però abbiamo delle carte un po' me, eh. Dovremmo potenziare. Vorrei vincere la Staran per scoprire le cose. La vipera corrosiva. Il morso è letale. Io prenderei lo scarafaggio immortale. No, la vipera è più sgrava. Scusa, però io so pirla perché dovrei vedere anche le cose qui. Il Martin Pescatore è quello con lo specchio. Andiamo bene. Qui com'era 1-5-5? Innanzitutto. Quasi. No, mezzogiorno? Non era le 11? Ma che cazzo sto a fa'? Così,
116 o 115? 116. Non mi ricordo che cosa mi dava. Perché se mettevo la combinazione vecchia, mi dava la roba vecchia. Adesso mi dà l'esagono insolito. Che Dio solo sa. Che ce devo fare? Cirilla, grazie per l'abbonamento. Bisognerà rifare tutti i... Ah, qua bisogna metterlo. Eccolo. Ah, era una colonna sonora diversa. Però forse tocca metterla. Devo sentirla. Madonna, che paura. Ma non si sente. Ma è un istereghino. Ah, ok, un istereghino. Ah, fanculo. Ma mi di le cose buone. Il coltello dove riprende. Però non mi pare ci sia più. Mi sa che. Mi sa che tu mi scammerai. Andiamo avanti. Andiamo avanti nella trama. Sacrifichiamo al dio capretta. Allora, qualcosa di buono. Non c'ho la capra. Che gli sacrifico, regà? Dai, spoileratemi. Una cosa buona. Tanto stiamo alla fine di sto gioco. Ciao, mozzo! Conclude vincendo. Vai, bravi. Sì, l'avevo messo, Luca. Scrivimi su Instagram, però. Una citazione ex, ok. Vipera, costa troppo. No, un qualcosa che mi dia roba buona, capisci? In return. Mi sa che non c'è niente che mi dà roba buona. E non ce l'ho la capra. Ciao, Cirilla. Ah, ma solo la capra serve. Ma porca troia. Dice che quella che costa troppo. Vabbè, a sto punto è il montone pazzo. Vabbè, sì, la vipera. Ciao! Mi dà un ossicino. Grazie. Fa sempre comodo. Fa sempre imperatore comodo. Un ossicino. Allora, l'ermelino. Io metto l'ermelino. Ho sbagliato. Anzi, io lascio qua l'ermelino. E poi questo arriva. Me leva 3 che è tantissimo. Però io poi lo sciotto. Però 3 mi sa che mi fregheranno. Mi sa che mi stanno a scammare. E io uso questo. E io uso l'opossum. E metto l'ermelino qua. Così vinco facile. E dopo danno a più oggetti. Mamma mia, questo è proprio l'anti. Meno male che ho fatto così. Perché dopo mi facevano il dolore nelle rime millenarie. Posso sacrificare sto stronzo? Non posso sacrificare. 100 bit per i tuoi pensieri. Grazie. Sto a pensare a Casey. Sto a pensare a vincere. E la run per capire di che cosa si sta parlando. Che fine ha fatto Casey, la creatrice del gioco. E poi sto a pensare che dopodomani deve uscire il video. Perché poi vado all'opera. Vado all'opera. Quindi venerdì vi racconto pure come è andata all'opera. All'opera de Repubblica. Roba seria. A vedere la Turandotte. La Turandotte. Io, siccome mi sciottano l'ermellino. Le metto qua. Non famo che te sposti a sinistra. Sono un coglione. Sono un coglione. Sono deficiente nell'anima. Meno male che c'ho il sapofago. Sono una testa di cazzo. È ovvio che se spostavo a sinistra. Devo metterlo qua. Sono un deficiente. Non mi ricordo. Vabbè, non mi ricordo. Sono ancora fresco, eh. Cominciamo, eh. Cominciamo. Oh, il lupo c'ha tutte le ossa. Il lupo c'ha tutte le ossicine. Allora io lo metto qua. Non famo che te sposti pure te. Così mi sciotti pure quel tizio. Pemma. Quello leva uno, non ce ne frega niente. E adesso stiamo. Te credo che t'arrendi. Vabbè, dai, accetto perché sei un poveraccio. Perché lei è un poveraccio. E io sono buono. Dove mi conviene andare? Qui sono le prove, tipo. Quella del sangue, ne prendo una da uno.
Qui poi no, intagliatore. Andiamo dai tizi un po'. Andiamo a bustarci una cartina. Ah, poi stiamo pure con i malus che dobbiamo sbloccare. La famigerata puzzola. Così si prenderei la famigerata puzzola. Oppure la lontra. Mi sa meglio la lontra. Mi sa che è meglio la lontra. Aspetta. No, aspetta, la puzzola. E se quello dopo è l'attacco, ce la mettiamo. Ti prego, dimmi che sei quello che potenzia l'attacco. Mamma mia, te creo la puzzola più sgrava della vita. La vita, no! No! E allora gli do. Questo l'avevamo fatto diventare pazzo. Che gli posso dare con la vita? La lontra, no, no, la lontra. Quasi. No. L'ermellino. Sai, forse l'ermellino? L'ermellino. L'ermellino. Olè! Oh, dai, fammelo 1-6. Fammelo 1-6. Fammelo 1-6. Sarebbe rischioso. 1-6. Niente, è morto l'ermellino. Ah, tutti salutiamo l'ermellino. Seguendo il suo esempio di arti sopravvissuti, divorano la creatura. Te sei dato. Mani mortacci vostra. Puoi prendere le ossa? Beh, meglio tancarci sulle GG. Allora, poi c'è il funghetto. Quindi mi servono delle carte perché devo fare il doppio per potenziarla col funghetto. Dovrò andare dritto perché poi mi piove pure un oggetto. Quindi adesso uso pure le ossa. Uso pure le ossa, te dirò di più. Uovo di cornuto? Mamma mia, lo metto tanti all'alveare così proprio. Così proprio c'ha tutto il tempo per vivere la sua vita. Aia! Però quello mi farà del male. Ho perso, signori, ho perso che sono un pirla. Quanti oggetti ho? Due. Tanto dopo vado al coso degli oggetti. Ma dopo c'è la vi due vipere, li mortacci. Allora, vabbè, me la prendo sta botta. Me la prendo sta botta! Prendo pure le ossa perché devo fare spazio per oggetti! Mi sa che ho perso. Ho sbagliato a prendere la botta! Vincerò. Vincerò per voi. Cornuto ferro. Ma dove? Che delusione, lo dici a me. Senti, eh. Senti, ho sbagliato i calcoli. Pensavo me levassi solo tre. No, cinque. La laboriosa formica. Questo sì me la prendo, perché devo fare. Aspetta, ho tutte e due. Cioè, sia il Martin Pescatore. Ma che deve essere 1-1? Mo' perché l'ho potenziato non va più bene. Veramente mi incazzo, eh. Quindi devo mettere quella a sinistra e quella a destra. Oggi lo facciamo. Oggi lo make it possible. Dammi gli oggetti che ho liberato spazio apposta. La capra è buona. No, la raffica. La raffica che cazzo faceva? All'utente nessuno le creature attaccano. Beh, sì, per dare lo shot finale. Però la capra. Ma che ne do via solo uno? No. No. Se ne dobbiamo solo uno, prendo questo. Ma porca troia, sono un coglione. Sono un coglione. Mi sa che non ci abbiamo doppi. No, 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 no. Ce l'ho i doppi. Non ho i doppi. Siamo nella merda. Ah, dammene una tu. Alce, saprofago, specchio. La potenza è di quello che è davanti, mi sa. Io prenderei un altro alce. Ciao, ciao, Trimono. La capra, la capra. No, la capra no. Ma il ventaglio è meglio per shotta uno. Fidate. Per da, che ne so, per dargli 4-5 colpi. Mica ti rimane la capra. Alce, dite. Va bene. Però l'alce è un po' troppo incazzata. Se la sacrifica. Il pescatore ci farà la bua. Il pescatore ci farà un male. Un male di quelli che a metà bassa. Hai contemplato uno monero incurvato. Sì, sei sempre tu, sei sempre tu, sei sempre tu. Buonasera, buonasera. Pescatore, buonasera, 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 buonasera. Qui tocca giocare sul serio. Qui tocca essere seri. Il lupo mi dà le ossa, però non ho un cazzo con le ossa. Allora, un Martin pescatore. Il lupo costa 2. Ma tanto io devo fare così perché.
Tanto dopo più lo scoiattolo. Ok. Però adesso c'ho un corvo che gli farò un male cane. Questo lo metto qua, così almeno me lo indietreggia quell'altro. Così lui me leva uno, io gli levo due. Va bene così, dai. Non voglio usare un oggetto per adesso. Ok, lui non mi ha preso. Ok, bravo coglione. Adesso farmo un po' di scoiattoli. Posso far solo questo. Il corvo, unica mia ragione di vita. Vai corvo. Ok, adesso rifaccio indietreggiare la rana toro. E continuo, farmo le carte per il turno dopo. Continuo col corvo. Il corvo, vera rivelazione. Ma vabbè, lui non prende un cazzo così. Lui rimane fregato, no? Non mi prende, te lo giuro, se mi prende divento scemo, eh. Se io non cagassi niente. Trono vero Eric Draven, va bene. Voglio fare sta prova? No. Secondo me non prende niente e poi il turno dopo mi ricosa lui. Però no, a sto punto lo faccio questo. Perfetto. No, non lo so ancora oggetti. Vai, rimanda da sminchia la rana toro. Bravo stronzo. No. Mi sa che mi conviene aspettare. Vediamo un po'. Adesso lui mi ripunterà il corvo. Non mi ha ripuntato il corvo. La stavo a fare più difficile di quello che è. Perché se io adesso mettessi... Va bene. Avevo anche un piano B, coglione! Avrei potuto mettere l'alce. Tanana! Avevo preso un terzo scoiattolo apposta. Ma che sia il prescelto! Ho vinto. Però ho cagato tutte le carte perché mi sono scordato della fase 2. Sono una testa di cazzo. Gioca la partita, sto nella merda. Mo il lupo fa una fine de merda. Ma io pio una carta e vabbè, vai. Ma sto a tilta, sto a tilta. Am I tilting right now? Yes. Motherfather. Motherfather. Ma con 5 io dovrei vincere, no? Se gli tiro la ventagliata? Se gli tiro la ventagliata? Se uso il ventaglio con 5 vinco in teoria. Oh, lo vedi che siete dei pirla? Ci arrivo prima io? Lo vedi? Big brain! Big brain time! I pescetti! Mettetri! Sono proprio... lo vedi che è stato come unanime. Ho preso prima l'oggetto che mi serviva. Mamma mia, che giocata. Che giocata, me l'avevo detto. Me l'avevo detto che avrei portato a casa la vittoria. Forse una questa potrebbe allettarti. Fammi vedere. Dio delle... Dio dei mantidi e amalgama. Io proprio il dio delle mantidi incazzato con l'universo. Andiamo avanti. Si scoprirà essere Rufy. Esatto. Un momento. Cosa? C'è la cavernina. Gli aghi di pino scricchiolavano. Sei nella foresta, quindi dovrei menare al pescatore. Sì, al pescatore. Al boscaiolo. Tu. Tu sei quello delle prove. Di coraggio. Prova del sangue. Prova dei cosi strani. Prova di parentela. Forse mi conviene il sangue. No. Parentela. Bestia. Corvo, corvo, no. Simboli non ce n'ho tanti con due. Però so quasi tutti con uno. No, simboli. Che cazzo sto a dire? Simboli. Simboli. Naruto! No, tre. Basta che ce ne sia uno. Ecco, già sono due. Fatto. 5, 6. Mazza, l'ha presi proprio. Satana. 6, 6, 6. Buono. Buono. Allora, io prendo questo co... Che è sto roccia? È roccetta.
tempra di pietra. Una carta che possiede questo sigillo è immune agli effetti di tocco della morte puzzolente. Questo perché c'ho lo procco col talismano, capito? Proprio questo. Quando giochi una carta che possiede questo sigillo, un coniglio si aggiunge alla tua mano. Questo ti dà uno scoiattolo. E poi va a destra. Pure questo ti dà uno scoiattolo e bomba. Però il coyote per procca. Pure perché lo posso sacrificare. Te posso fare tutte combo. Fidate, fidate, fammi far mazzo. Dammi retta. Allora, la roccia mi para, lo scoiattolo. Ma io non scudo un sacrificio. Forse è un sacrificio per giocare come voglio io. Andiamo a destra? Sì, così mi fa sacrificare una carta. Andiamo a destra. Allora. Scoiattolo, lupo incazzatissimo, che procca. Minchia! Coniglio, coyote, istrice e roccia. Io evolvo il lupo. Senza manco sta qua a perdere tempo. Potrei giocare aggressivo. Anche perché dopo mi sa che mi dà gli oggetti. Lui me leverà 3. Io gli levo 1. No, io gli levo 0. Gioca aggressive. Gioca aggressive. Te faccio vedere come gioca un giocatore de poker description. Vai Martino! Dagli la carica per cominciare la giornata! Dai Martino! Tanto se para Martino bastardino. Fatto bene, perché sennò qua si perde, eh. Il lupo si è potenziato col potere dell'algamolite. No. Questo piano a botta gli pian corpo. Tanto lui dovrebbe andare sopra lo scoiattolo. Mamma mia che combo. Mamma mia che mazzo. Mamma mia puttenza. Mamma mia, non c'è sta capi niente, non c'è sta capi niente. È proprio sopraffatto da queste giocate. Intanto si è voluto pure Gino Lollobrigido. E io pesco un'altra carta. E termino il mio turno. Vediamo cosa farai. È passato sopra la roccia che si è l'eletto e ha vinto! Mamma mia. Ce l'ho un oggetto da prendere, col cazzo. Vabbè, poi lo prenderò un altro oggetto. Poi vorrei levare le pinze, perché sono un po' un oggetto di merda. Allora. Scarafaggio, scarafaggio, l'orgoglioso lupo. Il papà... No, il castoro lo odio. Lupi, lupi. Anche per poi potenziarli coi funghi. Bello che ti mette il funghetto sotto per farti capire quale... potrebbe andare a me. Io sacrificherei la puzzola. Perché è inutile. Ciao puzzola, ciao. Ciao puzzola, ciao. Dammi l'ossicino. Che già siamo a 2 ossa. Che è molto buono. Fumo il drummino e le Marlboro Light. Faccio un po' e un po'. 2, vai. Oh, possiamo fare il trick. Fermi tutti. Quasi per amore del... quasi per amore del trick vorrei perde. Allora, sì. Allora, ok, questo lo posso mettere qua. Che non gli succederà niente. E poi l'abbiamo fatto, signore. Al turno dopo metto coso. A posto. A posto. Ma ci devo vincere, perché mi sa che fa una fine di merda. Però io lo faccio. L'ho fatto! È cambiato qualcosa! È successo qualcosa di veramente grave! Nel gioco! Mi si è tipo sfragnato tutto in faccia! Andiamo a vedere il quadro! Andiamo a vedere il quadro! Farmo. Tiè. Passerotto, non andare via. Potrei non vincere? A meno che non caghi l'alce davanti qua. Però sì. Mamma mia, trego. Ma l'alce costa troppo comunque. A me da una botta al piccione. E ha pure quello dietro. Ma chi è dietro? Il grizzly pazzo! No, è il lupo alfa. Aia! Oh, ma qua è un casino, eh.
Mo me ne va 2, 3, 4. Ho perso. Ha già perso, ragazzi. Mi sta contentino. Chiedolo! Chiedolo! Oh no, ma è uscito uno con le ossa, oh. Devo prendere qualcuno con le ossa. Come conviene sacrificare lo scoiattolo? E sperare nell'alce. Perché mo lui lo ammazza, gli eleva due e ammazza pure quello dietro. No, devo parare. Perfetto. E mo si sposta pure. Ok. Ok. Oh, gliela fatta! Vai e colpisci. E vabbè, si è suicidato. Meno male, è uscito uno con le ossa. Lo vedi, lo vedi, lo vedi. Il proccing. Il proccing. Non avessi preso quello con le ossa, c'avevo tutte ossa accumulate, non l'avrei potuto usare. Signori! La strategia di marketing. Big trono. Erro in lucertola. No, no, il lupo è sgravissimo. Quelle che si trasformano in altre carte sono le carte più sgrave, fine. Che gli diamo a sti stronzi? Che aumentano l'attacco? Sempre due, eh? Sempre due botte gli diamo, eh? Lupo, alce, madonna l'alce. Coyote no, lupacchiotto, larva no. C'ho due lupi e due lupacchiotti. Minchia, raga, ma la mantide. La mantide, Wod. Ma vogliamo provare a cercare di farla. Oh, cazzo. Ma non può andarmi male pure sta botta. 3-1, 3-1, 3-1, 3-1. Olle! Madonna che ho creato. Ho creato il dio vero dei ma. Via, 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 via. Questo è il dio delle mantidi vero. Questo leva 9. Questo lo caghi e è finita la partita. Se lo caghi alla prima botta, è finita. È finita. Lui ho ucciso i funghetti. Però andiamo. Andiamo a sinistra e poi a destra. Al quadro, porca troia. Grazie, scusate. Non è che è cambiato, mo, niente sbrocco. No, ma dammi la mantide. Che leva 9. E andiamo dritti, cazzo. Minchia, diretto col lupo, zi? Veramente con sta cattiveria ingiustificata? Io devo prendere gli oggetti. Io non ho oggetti. Io ho fatto troppo spavaldo con gli oggetti, porca troia. Allora io metto un altro lupo di qua. Così almeno te countero. Tiè. Lui me ne va 3, mi pare giusto. E io sono diventato cattivo, mi pare ancora più giusto. Farmo. E adesso sono nella merda. E perdo senza accorgermene. Perdo senza senso. Non me ne so veramente. Vabbè, però cazzo. Arrabbiato col mondo. Uè! Questo è Art Attack. Ma che è? Devo disegnare. Pa 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 pa. Oh, ci sono anch'io. Dov'è? Eccote. Pa 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 pa. Con questi cosi sono una figata. Pa 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 pa. Te devo dipingere. Ti dipingo con una delle mie ragazze, Frances. Che devo fare? Com'è? L'alce è un po' una merda, in effetti. 2, 7, 3. Sfogliamo se sto libro. Qua si è tutto un cazzato. Non mi pare che sia scritto più Nugaz. Facciamo il giro. So che hai già visto degli utensili simili. Vuoi usarli? Ora che il nostro amico il mago rantolante è rinchiuso, prendila, la offrirò di tanto in tanto. Ok, abbiamo sbloccato l'oggetto dei Magnificus, quindi. Che ho passato? Che ho passato? Ho passato qualcosa di importante? Potrebbe essere.
Ma io mi sono cambiato l'omino adesso. No, cioè, troppo bello. Coyote. Topi. Segugio. Coyote. Best host. Sì, ma è diventato un giochino tranquillo. Hai qualche... Sì, adesso sono pieno. Che gli diamo? Il lupetto serio o il lupetto incazzato come il mondo? O il coyote? O l'alce? Così mi levo dal cazzo e diventa il risolutore massimo. Forse il lupo... No, il lupacchiotto, perché diventa un pa... No, però il lupacchiotto mi... Sono più contento... Così così l'alce, veramente. No, però non possiamo sprecare questa occasione. Il lupo. Diventa 6-14 l'alce, in effetti, eh. Sì, così almeno ci stanno pure meno probabilità che mi capiti. Madonna, 6-14. No, il lupo piccolo così che costa meno. No, però almeno ce n'ho due. È più probabile che me escano fuori, capisci? Tu capi? Adesso... Ah, pompiamo! Adesso pompiamo l'alce. No. Cambiata pure la musichetta. È diventato un gioco che mi urta. Mamma mia. Oh, regà. Ah, regà. O stiamo per fa 3-3. 3-3. Vogliamo dargli in 3-2. Vabbè, ha poco senso magari con la... Però almeno potrebbe reggere una botta. Madonna, la famo diventare l'anticristo. Vabbè, no, ma non voglio non voglio dargli due botte. Magari un 3-2. Rimane 3-2, rimane, capisci? Una è safe. No, cioè io provo un coyote. Dai, un coyote 2-3. Un coyote 2-5. Rischio! Vabbè, dai, il coyote è buono, magnatelo. Almeno c'è più carne per voi, contenti? Vaffanculo. Almeno ho preso le ossa. Ma io ancora. Almeno abbiamo un altro oggetto. È vero, è più Chad 3-1 secco. Era il prospettore. Questa è un'infame. Non mi devo scordare di tenermi le carte. Non mi devo scordare di tenermi le carte. Madonna, l'alce me lo tengo per la fase 2. Lui mi parte col mulo e il lupo. Quindi mi parte veramente arrabbiatissimo. E io non posso fare niente per impedirglielo. Uso l'oggetto. Che fa sto oggetto? All'utente, le mie carte sul tavolo perderanno tutti i loro sigilli. Ok. E io potrei mettere questo a counterà. Cioè, è l'unica cosa che posso fare. Tanto non me lo ammazza. Anzi, poi lo ammazza lui. Il lupo davanti alla roccia mi darà del tempo. 3-2, no 2-3. Sono un coglione. Sono un coglione, ho perso. Sono un coglione, raga. Avevo letto 2-3. Sono dislessico. Ero convinto le avesse 2. Sì, ma non è che uno può fare errore. Ho perso. Ho perso. Non posso fare un... Cioè, a meno che... Cuore delle carte! Cuore delle carte. Ma me conviene metterlo. Che palle quanto costano tanto. Lo potrei mettere usando le ossa, ma me conviene. Allora, lui... Sto turno non mi ammazza. E io vado a 3. Poi metto uno scoiattolo. Però devo prendere uno scoiattolo per forza. E glielo metto davanti. Lui mi attacca. E lui caga direttamente. Potrei fare questo per guadagnare un turno. Però non ha senso. Però non ha nemmeno senso che io lo metto davanti e poi muore. Devo prendere una botta. Caga lui. Mette lo scoiattolo. E poi mette il cervo. È l'unica cosa che posso fare. Devo abbozzare. Ok. Prendo questa. Faccio uno. 2. Tac. Però poi mi muore per la vipera di merda. Mi muore per la vipera. Allora lo metto di qua e poi lo faccio parà.
Lui attacca e me para pure. Che giocata, l'unica giocata che potevo fare. Non muore Vermifugo. Che vuol dire che si nasconde? Se usi la vernice dopo che ha giocato Lupacchiotto. Ormai ho messo in pausa, porca troia. Sono una merda. Sono una merda totale. Vabbè, adesso lo ammazzo. Che caciara. Dammi qualcosa di buono. Aspetta, ma scusa. Però lo sapevo, mi sono levato pure. Allora, se non moro mo. Minchia, dietro c'è il grizzly, la vipera non deve morire mai. Se non crepo mo. Cosa improbabilissima, sono morto. Vaffanculo, va. Vaffanculo, va. Come sul lupo? In che senso? Oh, questo uomo mi sta abusando di me. Vabbè, raga, è andata male all'inizio. Cioè, ho fatto la cazzata all'inizio. Sono un coglione. Riprovo. Con la stessa configurazione. Ce la faremo, giuro. No, bestemmia, no, dai. Queste sono le carte standard, vai. Un'altra mezz'oretta a gioco. Madonna, di tab per tutta la notte, signore. È rimasta la musichina. Avete, va guarda, è merda quelli che hanno vinto. Sì, ce l'ho le pelli, ce n'ho due. Dammi delle carte buone. Allora, lupo e uovo. Mi piacciono queste. Ne farei buon uso. Allora direi subito di. Quanti oggetti c'ho? Due. Qua com'è? Qua castoro di qua e squalo bianco. Quando mai l'ho preso lo squalo bianco? Vado a prendere un oggetto. Mi dispiace per chi ha perso, ma dovete capire, io vi ringrazio perché credete in me. Questo è l'importante, è pieno. Però mi dà una pelle. Ah, mi danno il topino. Buono il topino, dai. Il topino ci piace. Da battaglia. Via. Questo dovrebbe essere facile, Pure con sta musica è impresa bene. E invece è difficilissima. Allora, 0-2. Quello c'ha 1. Andiamo tranquilli. Dai, dammi sta bottarella. Aia. Mo so cazzi tua. Ho detto lo scoiattolo qua. Arana d'oro qua. Che countera. Ok. Dovrebbe vincere la mia rana toro. Sì, quindi non vedo il motivo di sacrificarla. Lui poi c'ha solo due carte. E adesso la sacrifichiamo. Sì, mi è... No, no, voglio i soldi. Anche se non me li hai mai fatti usare i soldi, sì. Non me li hai mai fatti usare. Io punto sul farmà, non punto sull'uccidere la gente. Guarda, giusto perché così te levo uno in più. Il coyote lo lascio sopravvivere. Pam pam! Ma è uno solo. Scelgo io a caso i percorsi. Poi devi capire che è random generator i percorsi. Io non voglio. Mo stai devo colpire. Qua! Oh, c'è coglio sempre, che culo! 3 su 3 me sa, Ogni volta che ho fatto sto gioco. E che cos'è? Bombiamo qualcuno. Vai, bruciamo se. Ciao, Iante! Bruciamo se una carta. C'è spazio, potenza, tutte cose. Dai, dai. Oh! Chi bombava? Arana d'oro? Arana d'oro, dai, dai. Oh, olè!
Vediamo se si faranno le cosce di rana stasera. Oh, rana d'oro 3-2. Oh, e vaffanculo però. E vaffanculo. Non si riesce mai a sbancao. A sbancai. Come disse quello de Bleach quando giocò al casino. Sbancai. Aia. Questo che vuole fa? Vuole una scippo poi andare. Ma che fa questo? Mannaggia. Bella questa, modestamente. Modestamente. Mo me la fregano. Adesso mi frega di meme. Lo paro. No. Voglio vedere che fa. Uno là e uno sulla roccia. Ok. Bastardo. Io metto il lupo subito, senza senso. Metto subito il lupo che mette 3. Che fa malissimo. Che fa malissimo, me l'ha detto la mamma. Bam. No, il lupo alfa. Mo' il ceppo diventa incazzato, Super Saiyan. Vabbè che lo pari perché sei rincoglionita. Poverina, è rincoglionito la cerbiatta. L'antilope. Tiè, vai Ermellino. Bom bom. Bom bom. Budoka. Aia, però mo se sta a creare la combo del signore. Me lo sciottano l'Ermellino. Il topo di fogna. Il topo di merda proprio. Vinto prima che succedesse qualsiasi cosa. Di quanto hai sbroccato quando ho scritto From L? Non mi ricordo, non mi ricordo niente. Vabbè, te cazza. Allora, la vipera della lontra fiumarola. La lontra. No, la vipera costa troppo. E mo la sacrifico pure la lontra perché mi sta sulle palle. Tieni. Ah no, posso sacrificare a Satana. Però vabbè, quindi risolvere il quadro te dà il potere del maghetto. Cioè, niente di che. Ah, posso sacrificare la lontra. Però chi è che mi conviene che si infratti tra questi? Un lupo? L'uovo di corvo. L'uovo di corvo. Che mi diventa un super corvo stealth. Andiamo qui. Voglio una difficoltà. Ah, sono tutti paratori. Gli uccelli paratori. Allora mi ha messo una puzzola e un uccello paratore. Quindi io senza sapere né leggere né scrivere. No. Metto il corvo. E vai. Questo si fa i cazzi sua. Pam. Dolore. Vai. Subito così. Subito con una cosa bella in famiglia. Tanto questo si dovrebbe spostare. Sono un coglione, quindi non mi conviene che si sposti là. Fate la fila, fate l'interferenza. Quanto me ne frega. Sta a cagare tutti uccelletti. Tutti uccelletti. Io continuo così, anche perché non posso fare altro. Ciao ciccio. Bello poi che continuo a non attaccarti. Però tu li sciotti. Mi piace. Il sorcio da soma lo teniamo là. Pam pam. Ciao Yante, grazie. Non funziona. I sub non funzionano durante la visione del web, ma durante i giochi sì, non capisco perché, ragazzi. Non me lo chiedere. Metto il sorcetto da soma con questi due scoiattolini. Lo metto qui. Si sposta quello. Che è successo? Deve stare calmi. Pam, pam, pam. Vabbè, questa, a meno che non caschi un meteorite, dovremmo averla vinta. Ma funziona la combo tipo così? Così mi dà una carta, mi dà un oggetto. Col cazzo. Non mi sa che l'avevo già provata sta cosa dell'oggetto. Vabbè, non sarebbe mai morto. Avrà incastrato le scene, boh. Ma il suono. Allora, come ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo 1, 2, 2, 1, 2. Mi serve uno da uno subito. E poi sacrifichiamo uno da due a Satana. 1, 3, ossa. Uno. Bono. Bono. Mi piacciono. Mi piacciono per davvero. Sacrifichiamo a Satana. Non voglio avere tante carte. Sacrifichiamo l'uovo. Cioè il topo. Costa troppo. E lo diamo al lupo.
Lo chiama l'ermellino. Che questo mi sa che muore facile. Meglio, meglio così. Dobbiamo mischiare tutte le carte. Ho capito, questo è sto gioco. Un altro sacrificio. Mazzo corvo, veramente. Potremmo... No, posso sacrificare solo il corvo. Ma che vuol dire? Che mo il lupo si potenzia in Super Saiyan lupo? E che cazzo diventa? E che diventa il lupone? Lo vediamo subito. Però c'ho tre carte, cazzo. Mi sa che sto un po' nella merda. C'ho quattro carte. In croce. Quattro carte in crocibus. Diventa una cosa brutta. Il fumo. Lontra coglione. Lupo corvo. Allora, non farò l'errore della Telefunken stavolta. Io lo metto subito. No, non lo metto subito, cazzo. Ecco. Perché dopo questo mi ammazza tutta la gente. Ok. Ok. Però io devo pure vincere. Oh, qui te volevo. Tu sei proprio il suo counter. 1-2. Ok, dovremmo aver vinto. E se... cioè, nel lungo periodo. E se teniamo pure il lupo sgravo. Vaffanculo te. Ok. Farmiamo un po' tutte le carte. Aia. Intravedo un problema. Io ho finito le carte. Intravedo due problemi. Uno, che ho finito le carte. Due, che mo il lupo mannaro mi fa del male. Allora, vabbè, io continuo a mettere scoiattoli a parà. Almeno mi fanno ossa. Ok, adesso questo si mette qua e lui dovrà per forza attaccare. Ok. Per adesso ne metto un altro. Aspetto, paziente. Ora mi dovrebbe levare 4. Sì. Touch. Abbiamo ristabilito, però c'è uno scoiattolo in più. Dai, su, dammi ste carte. Mi di le carte. Certo, potrei metterlo un lupo normale, eh. No. Gioca la partita. Oh, la gazza. Corbezzoli. Ok, ne metto uno da uno. Metto... solo la rana posso metto... no, coyote. È meglio la rana del coyote. Metto il coyote. Però è l'unico con le ossa che c'ho del coyote. No, metto la rana, dai. Così lo sciotta pure. E va fangulo. E andiamo alla fase 2. Ma c'è sta pure il paratore. Ciao Gabri. Sì, questa è Yu-Gi-Oh! Gor. E Yu-Goro. 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 Mamma mia, come para la talpa. Poverina la talpa. La talpa ciclopica. Sperando che non sia il busiculo. Oh, ho finito le carte, frate. Fratm. E dai, cazzo. No, mo dovrei aver vinto. Ho finito le carte. Tiè. Le carte che ho in mano sono più che sufficienti per decretare la tua sconfitta, bus. Fine le carte. La battaglia, eh? Avrei salito le carte. La fame. Ah, c'ho i malus. Sì, vabbè, pure. Non posso attaccare. Ma. E quindi? Ma che ogni volta così? Me devo sbrigare? Fatto una cazzata? Speriamo ho vinto. E mo? C'è dell'oro.
ho capito, sì, però. E mo? E mo? E mo? Dell'oro. E mo? E mo? Ah sì, è un posto mancazzo. E mo? Devo usare questo piccolo buco che mi ha dato il gioco per cagare questo. Però poi a metà la fame pure là è finita la storia. Finale alternativo? E mo? A mo attaccano le bagasce! Salvando le signorine, buonasera! Sì, vabbè! Sì, vabbè! Sì, vabbè! Ma non vale, ma i poteri forti! Ma è peggio di Yu-Gi-Oh! Io cerco una carta nel mio mazzo. Quale carta potrò cercare? Sto a bagar gioco, sì. Beh? Beh? Ma ho perso perché mi sta a scammare. Non mi ha fatto... Non mi ha fatto, Ma scusa, Ah, ragazza, po... Hai capito? I volanti! I volanti erano in grado! Dai, colpisci! Colpisci al cuore! Sì, vabbè, sta a fa... Sta a fa... Non vale così. Non vale così. Io stavo a tenermi le carte, a sapello. Non mi era mai successo, mi sa, Ma mi ha scammato totalmente. Ma non potevo continuare con le carte che avevo in mano. Ma scusa! Ma che stronzo! La quinta fame è anche volante. Li mortacci sugli. Signori, vabbè, io stacco qua però, Vado a edità perché dopo domani deve uscire qualcosa. Se vediamo venerdì io sarò in condizioni pietos. Pietos. Madonna, raga. No, veramente, è un casino. È un casino. Qualcosa esce per forza. Era una fame, era proprio, una fame proprio al volo il tron lol. Madonna, ragazzi. Ciao amici, grazie per essere stati con me. Io, se vediamo dopo domani con i video, vi mando da... Da chi vi mando? Da chi vi mando? Da chi c'è? Ah, poi martedì, tra l'altro, martedì prossimo dovremo... Mi sa che ci guardiamo... Il musical di Death Note con Lilletta, così senza senso. Prima se giochiamo un'oretta magari, poi per le 8 e qualcosa ci guardiamo il musical e poi ci trasferiamo da lei e ci vediamo questa roba, io Veronica se c'è, se vuole. È un caso. Che è The Jazz TV? Chi sono? Io lo so da chi vi manderei. Da Matteo Montesi. Io vi mando da Matteo Montesi, signore. Se può buccare chi dentro, visto che l'ho usato sempre come mini. Grazie a Iante, a Flavia, a Cirilli, a tutti quelli che sono sabati e ai beat. Troppo boh. Noi ci rivediamo il 1° aprile. Fate i bra. Come cazzo si chiama questo? Matteo Montesi. Argumenta. Oh, piatelo con le pinze, Ah, official, ok. Probabile che stia pregando, ma non lo so. Mi dissocio da tutto quello che potrebbe fare.